impianto due noccioline. Eccoci. Grande maestro. Buonasera a tutti, questa sera presso la Casa dei Popoli sono in compagnia di Gianni Russo. Allora, di che parliamo? Impressioni su questa mostra? Ah, l'impressione, guarda, la mostra ha trasformato la Casa dei Popoli veramente in un centro di cultura, un centro artistico. E poi tra l'altro è affascinante, perché poi già il locale come si presenta, no? A differenza poi, io ricordo, quei primi giorni quando ho dato un po' una mano a Pasquale a organizzare i nuovi ambienti, però credo che veramente questi nuovi ambienti abbiano assunto un volto nuovo, e bisognerebbe fare molto di più perché l'isola possa conoscere questi luoghi, perché credo che rappresentano un po' un'alternativa a quella mancanza di spazi di cui no, parliamo continuamente, perché stanno spazi, non stanno sale. Qui c'è un salone, ci sono due saloni a disposizione, quindi bisognerebbe invitare i destinati ad approfittarne. Certo, in effetti diciamo questa è una location poliedrica, insomma, che si presta a mostre e anche appunto mostre, arte, eventi, la poesia proposta da Bruno con tutte le sue attività della sua associazione, eccetera. E tra l'altro è stata anche luogo in cui abbiamo avuto gli incontri fra Oriente e Occidente, e penso che ne avremo ancora. Sì, infatti ricordo, è stato proprio un volto noto del precedente sulla mostra sulla Cina. Questo sulla Cina era avvenuto non soltanto qui, ma negli anni precedenti anche a scuola media, a Ischia, e che abbiamo inaugurato anche la presenza del console, dell'ambasciatore cinese alcuni anni fa, perché c'era il piacere di venire a Ischia, quindi veniamo da lontano. Certo, che non bisogna mai rinnegare i legami che ci sono con il passato e soprattutto specialmente, le culture, e specialmente con l'Oriente. C'è un appuntamento? C'è un appuntamento? Sì, ho saputo di questo appuntamento venerdì prossimo. Con mia meraviglia ho visto che venerdì alle 19 dovrei parlare dei chakra e un po' di filosofia orientale, quindi cerchiamo di fare una piccola immersione nel mondo dell'Oriente. Certo, e quindi rinnoviamo l'appuntamento per tutti quanti venerdì prossimo qui presso la Casa dei Popoli a Baranovskaya, anche in compagnia di Gianni Russo, e vi ringraziamo per la bella intervista.